Grazie a tutti, Mattia Fantinati, Commissione Attività Produttive. Io, quando sono entrato nel Movimento 5 Stelle, siccome non amo essere tuttologo, ho detto voglio focalizzare una cosa, voglio avere una missione. Io sono ingegnere, ho fatto il professionista, poi ho aperto una società come mio socio, chiamiamo un piccolo imprenditore veneto, come tanti sono qui, come tanti penso siete voi, noi veniamo dalla piccola e media impresa. Io ti voglio dare il dritto. Io voglio lavorare per la piccola e media impresa. E insieme anche con la mia commissione abbiamo portato a casa davvero tanti risultati. Perché? Perché se una legge è buona, se una proposta è buona e condivisibile, si riesce in qualche modo a farla. Il problema è un altro. Il problema è che un governo non sta lavorando per la piccola e media impresa. Quando Renzi se ne va in giro qua del Veneto, parla di piccola e media impresa, il 90% dell'Italia è fatta piccola e media impresa, eccetera, eccetera, però guardiamo i decreti che hanno fatto per le grandi aziende produttrici di energia, l'ho fatto per le banche, l'ho fatto per le assicurazioni, mi chiedo sempre, e per i cittadini, per la piccola e media impresa, quando? Il fatto di essere qui oggi a parlare di europei, per la piccola e media impresa veneta, è una cosa fondamentale. Perché tutto, sembra, viene deciso là sopra. Come? Per esempio, una cosa che il Movimento 5 Stelle ha portato a casa ed è legge dello Stato, è la compensazione delle cartelle esattoriali. Se un'azienda vanta dei crediti verso la pubblica amministrazione, qualsiasi tipo di credito, e arrivano delle cartelle esattoriali, da qualche mese, grazie al Movimento 5 Stelle, è diventata legge che può compensare. Ti devo 100, ti devi 70, facciamo 30. Cosa l'uovo di Colombo? Ma non si deve fare nessuno. Perché? Perché lo Stato è un pagatore pessimo, sono i peggiori pagatori d'Europa. 90 miliardi di debiti avevano lo Stato con le imprese, qualcuno è stato pagato, ma secondo la CGIA di Mestre sono molti di più perché si sono dimenticati di contabilizzare anche i debiti della piccola e media impresa sotto i 20 dipendenti. Si parla di centinaia di miliardi. Guarda caso, i tempi di pagamento sono i peggiori. L'Europa ha detto che lo Stato è il peggior, che l'Italia è il peggior pagatore d'Europa. Allora, io ho fatto un question time, ho chiesto al ministro Guidi come mai di questa situazione, perché il ministro, uno Stato che per primo non paga, io mi domando come fa a pretendere che i cittadini paghino e dà la stessa credibilità dei politici che lo governano. Tutti che noi andiamo a chiedere le cose, perché lo quando un'azienda va in banca non gli danno niente, ma lo Stato quando chiede gli anticipi sulle tasse per le coperture, obbliga, il gioco c'è ma non si vede, ve lo diciamo noi, obbliga le aziende a fare da banca. Cioè, tu mi paghi le tasse dell'anno prossimo, come che devi ancora fare, significa che lo Stato obbliga le aziende a fare da banca. L'Europa ci ha sanzionato. Per quello dobbiamo noi andare in Europa. Perché io ho chiesto al ministro Guidi, attenzione però, che tutti i debiti non devono inficiare sul deficit sul 3%, perché sennò siamo sempre di quella. I debiti devono essere pagati tutto subito, senza inficiare. Per quello dobbiamo andare là a dirlo in Europa. E effettivamente quando poi si parla di debiti, di Stato che non paga, si parla di crediti, io mi domando come le imprese rimangano a lavorare qui. Allora io ho detto, io da imprenditore, ma anche da giovane professionista, ne ho visti tanti andare via all'estero, io stesso ero andato via in Germania per lavorare. Però c'è un però, io come quando parlo sempre con gli imprenditori, io non posso obbligare gli imprenditori a dire per favore rimanete qua, perché sono soldi loro. C'è poco da fare, io posso, da italiano posso dire ti prego rimani qui, anche se c'è uno Stato che sta un po' remando contro le piccole e medie imprese. Però attenzione però, e questa è una grande nostra vittoria. Se un imprenditore, se un'impresa prende dei soldi pubblici e poi se ne va via, quei soldi lì li lascia giù, perché non sono soldi suoi, sono soldi nostri. E questa è una grande vittoria nostra che è passata con la legge di stabilità. Perché
te la raccontano, perché vi dicono, vabbè, ma noi andiamo via perché in Cina la manodopera cinese costa un sacco, e voi volete anche le ferie, volete anche andare, volete la maternità, volete tante cose. E vai a guardare così dice, non il Movimento 5 Stelle, dice l'ICE, l'Istituto Camera di Commercio Estero. E si vede che le aziende se ne vanno via, non tanto per il costo del lavoro. Il costo del lavoro, che in Italia è il più alto del mondo oppure d'Europa, è un mito. Perché primo perché non è vero che è il più alto d'Europa. Se ne vanno via? Dove se ne vanno via? 30.000 aziende se ne sono andate via. Dove? Non se ne sono mica andate tutte in America Latina, in Cina, eccetera, eccetera. No, se ne sono andate via in dove? In Francia, in Germania, in Austria. Perché? Dove il costo del lavoro non è, è più o meno come il nostro, anzi forse anche un pochino più alto. Però là è più facile fare impresa, perché c'è un governo che aiuta le imprese. Questo governo non sta aiutando. Così si difende il Made in Italy, promuovendo chi rimane in Italia. Perché se noi il polo industriale di Shanghai, che facciamo domani mattina in qualsiasi parte del mondo, lo costruiamo in 2 giorni, ma il nostro Made in Italy, la nostra agricoltura, il nostro sistema alimentare, il nostro food, io sono di Verona, il mio vino Amarone viene da 30 anni, da generazioni e generazioni di esperienze. Bene, Venezia, Verona, tutto quello che c'è stato il lago. Poi dopo l'Italia è uno degli ultimi paesi come lo quanto il governo investe sul turismo. Perché se io faccio un gioco adesso che vi dico qual è il monumento più visitato, è il Colosseo. Qual è il museo più visitato? Sono i musei della città del Vaticano, quindi Roma. Qual è la città più visitata in Europa? È Londra. C'è qualcosa che non va. E poi scopri che, sapete quante persone adesso nel Ministero del Turismo ci stanno lavorando? Due. Io dico, speriamo che non si ammalino, perché sennò finisce pure quello. E un'altra cosa, e poi chiudo con due cose molto facili. Perché il Movimento 5 Stelle può fare queste cose? Perché è libero dalle grandi lobby. Io, ed è importantissima questa libertà. Io lavoro per le aziende perché a me piace, ho fatto il consulente aziendale, non me ne viene in tasca niente. La legge sull'IRA, quello scritta insieme con gli imprenditori, e con loro abbiamo trovato le coperture. Me l'hanno detto loro. Ho detto basta tutti i finanziamenti a pioggia che non servono a niente, che hanno rovinato il mercato, ma toglieteci le tasse. Piuttosto che non finanziate di più, che noi andiamo bene, perché all'estero vanno bene, fanno più 8%, più 10%. Però bisogna essere liberi per farlo. E quando vi raccontano che ma mancano i soldi, mancano le coperture, e chiudo. Il costo della politica ci costa 80 miliardi l'anno, ma non come stipendi di parlamentari, politica, auto blu, accoppiamento comune, enti inutili, via le province, eccetera, eccetera. Ci costa 80 miliardi, la corruzione 60, la mafia 80 miliardi l'anno, F-35, altri 15, contraffazione 8. È chiaro che noi non possiamo andare a sconfiggere la mafia domani mattina e dire bene, adesso intasco 100 miliardi, ma è ovvio. Però significa che combattere di più la mafia, un po' di più, il 20%, si prendono 20 miliardi, numeri da finanziare. Un governo che andrà a prendere quelle coperture sarà un governo della parte delle imprese e dei cittadini. Sarà un governo con il coraggio. E adesso lo può fare solo un governo libero, un governo a 5 stelle.